nostre incontri con personaggi scacchi italiani in generale, con persone che possono parlare di scacchi a tutti i livelli. Io sono Daniele Casale, sono addetto stampa della Federazione Scacchistica Italiana. Per la ripresa di questo autunno abbiamo invitato una delle più forti giocatrici italiane, anche una delle più simpatiche, insomma, le cose vanno spesso insieme, e parliamo di Tea Gueci. Ciao Ciao a Tea. tutti. Tea Gueci non ha bisogno di presentazione, è una nazionale italiana, è stata, credo che sia la terza per Elo nella classifica italiana. L'elo significativo, insomma, te la può battere tutti. Sei stata 2 volte che la prima settimana, non ricordo male. Una sola, purtroppo una Una sola, però sola, speriamo. ecco. Ricordo una sola, comunque quando eri giovanissima, avevi 12 Sì. anni. Anche la sorella Laura è una forte scacchista. E mi ha chiamato Tea per vari motivi. Il primo è cosa che abbiamo già pubblicato, però l'annunciamo, Tea farà parte della nazionale femminile che fra meno di 2 mesi, fra 1 mese e mezzo, si giocherà gli europei femminili a squadre a Budva in Montenegro, che non è una sorpresa questa convocazione perché lei fa parte della nazionale da tanto tempo. Vorrei sapere da te le sensazioni per questo europeo, che è l'ennesima sfida che la nazionale femminile va a Sì, fare, insomma. diciamo che purtroppo non è uno dei momenti migliori della mia carriera ultimamente, appunto dicevamo, l'elo non è uno dei criteri più importanti, però devo dire che gli scacchi di oggi secondo me sono un gioco completamente diverso rispetto agli anni precedenti, anche adesso con questa riforma appunto dell'elo che è stata proposta alla FIDE. È un dato di fatto che tutti noi comunque ci troviamo posti continuamente davanti a delle sfide che non sempre, ecco, sono semplici, quindi bisogna impegnarsi e dare il massimo sempre di più. E per cui per l'Europeo sicuramente vabbè, sono contenta, nonostante appunto mi aspettassi probabilmente la convocazione, però è sempre bello, non si può mai dire mai. E giocare in nazionale ovviamente è sempre un onore. Chiaro che ti dà quel pizzico di responsabilità in più rispetto a quando giochi nei tornei individuali, però devo dire che personalmente giocare a squadre è sempre quasi più stimolante, cioè il fatto che comunque il tuo risultato possa cambiare, ecco, le sorti anche delle altre ragazze, fa sì che comunque l'impegno, almeno da parte mia, sia anche maggiore, non che diciamo nelle mie singole partite non mi impegni, però ecco, secondo me è più bello, quello sicuramente poi sarà anche insomma, la prima esperienza con il nostro nuovo CT, per cui io penso sempre che ognuno di noi abbia qualcosa di bello da poterci dare nel momento in cui appunto si cambia. Sicuramente ci sono tante cose positive da prendere ed è appunto è ovvio che ne scaturirà un miglioramento, diciamo, intendo a livello personale, per cui appunto sicuramente sono pronta, ecco, a imparare quanto più possibile dal nostro nuovo CT. Nuovo CT che è Roberto Grazzini, grande maestro e anche organizzatore internazionale di tornei, che abbiamo già ospitato un paio di volte. Senti, te, la mia sensazione, veramente non da profano, ma da giocatore modesto, è che la concorrenza sia diventata estremamente più forte. Cioè, ci sono ragazzine che vengono anche da paesi che una volta non erano quasi scacchisti che non esistevano, che alla fine sono fortissime, magari. Se dibatti, però devi faticare terribilmente. E a me pare che persino in campo femminile la cosa sia ancora più accentuata. La mia sensazione, oppure sbaglio? No, no, assolutamente. Infatti, lo so che sembra strano da dire, no? Perché è facile, tra virgolette, trovare, no, i capi espiatori e dire ok, stai andando male, stai perdendo elo, e rivolgi, diciamo, le colpe verso l'esterno e non verso l'interno. Però obiettivamente, finché uno non gioca in questo momento, non si rende conto di quanto effettivamente è difficile. Faccio un esempio, la partita che poi voglio mostrare l'ho giocata nel torneo in Spagna a Pontevedra a luglio. In questo torneo, in teoria, sopra i 2000 ha partecipato una ragazzina indiana, quindi vabbè, in questo caso un paese noto comunque per la sua forza e la sua tradizione scacchistica. Lei comunque ha 17 anni, quindi neanche piccolissima. Elo 1008, non poteva partecipare al torneo in teoria perché appunto era sopra i 2000, ma le è stata data una wild card come del regolamento, è arrivata seconda. È arrivata seconda, ma facendo delle partite bellissime, cioè, e appunto quando È molto vedi dei... più forte del suo ego, come Chiaro, tanto.
Chiaramente, proprio per quello, poi quando incontri comunque degli avversari di questo tipo, per quanto tu nel tuo piccolo possa esserti impegnato a casa, purtroppo lì l'elo lo perderai, cioè non c'è Infatti c'è la molto. riforma dell'Elo che vuole appunto sostanzialmente vuole introdurre i ragazzi che cominciano a prendere l'Elo a un livello più alto, perché è vero che persino a livello amatoriale tu giochi con ragazzini da 1100 che sono Sì. obiettivamente molto forti anche tranquillamente a livello di un giocatore esperto e perdi un sacco di Elo. E è vero che la tendenza sta un po' arrivando anche oltre il 2000, insomma, è Sì, corretto? sicuramente. Infatti, a me, per esempio, è capitato anche adesso in un ultimo torneo che, se uno lo guarda all'esterno, pensa sia un torneo disastroso, però dal mio punto di vista bisogna sempre prendere tanti fattori in considerazione. Esempio, ho fatto patta con un ragazzo sloveno, 1009. Chiaro che non è un bel risultato, non sono contenta. Tra l'altro anche col bianco, no? Io ho giocato una variante che sto sperimentando, una variante nuova per cui l'altro non poteva neanche prepararsi. Fino a mossa 25 il mio avversario continuava a muovere lampo ed era preparatissimo fino a mettermi una novità teorica. Ho scoperto dopo, soltanto dopo la partita, che praticamente aveva studiato un videocorso di Anish Giri su Chessable e che quindi effettivamente l'avevo imparato a memoria. Quindi c'è anche da dire che oggi abbiamo tanti e tanti materiali in più, per cui effettivamente tu non sai il tuo avversario che cosa conoscerà, mentre un tempo se giocavi comunque con un avversario intorno ai 1900-2000, sicuramente era un buon giocatore, ma non preparato fino a mossa 25-30. Certo. Senti, ti chiedo un pochino di fare come dire, da esperta. Sei stata adesso la Coppa del Mondo femminile, che secondo me ha fatto emergere un bel gioco, in particolare questa ragazza bulgara, Salimova, che tra l'altro gioca spessissimo nei tornei Open, nel Sì. campionato bulgaro è arrivata seconda. Tu la vedi, per esempio, come una giocatrice del futuro, insomma. Allora, devo essere sincera nel dire che non mi aspettavo minimamente questa performance da parte sua, però penso che sia comunque molto positivo per tutte noi in realtà. Lei comunque è molto giovane e viene anche da un paese appunto in via di sviluppo, nel senso se fosse indiana. Almeno personalmente me lo sarei aspettato di più, motivo per cui vuol dire che il duro lavoro comunque ripaga e si vede tanto. Lei ha anche cambiato il repertorio perché era evidente che per la Coppa del Mondo comunque avesse studiato sia la Karokan sia la russa nei suoi match e secondo me è stato molto bello da vedere. Tra l'altro anche il fatto che comunque lei studiasse con Abasov, che anche lui ha fatto una Coppa del Mondo Sì, assolutamente sconvolgente, no? zero. Sì. Sì, per cui si vede che appunto lei in realtà, pur essendo bulgara, da quello che ho capito, ha anche tradizioni turche, per cui appunto molto spesso comunque orbita anche dal punto di vista dell'allenamento in quegli ambienti lì. Però effettivamente, ecco, secondo me lei è una delle nuove leve che sì, la risposta potrebbe essere sicuramente la vedo, ecco, nel futuro, però ritengo che comunque la Goriachkina in campo femminile. Nonostante molti dicessero riguardo al loro match che la Goriachkina, avendo tante posizioni perse, magari meritava meno, dal mio punto di vista invece è nettamente la più forte. E l'esito del mondiale femminile invece ti ha stupito, cioè la rating è giù ben giù. Io onestamente pensavo che potesse vincere la sfidante perché l'avevo vista molto forte, molto brillante, invece alla fine non ha tenuto, insomma, la Sì. tensione. Allora, devo dire, vabbè, io tifavo per Ju Wen-jun, quindi sono un po' di parte probabilmente. Non tifavo per lei perché fosse la più forte, però ha avuto anche dei risultati bellissimi, no? Anche all'Isola di Man aveva battuto Vidit, aveva fatto un sacco di partite obiettivamente belle e io mi batto sempre per le donne che comunque riescono a dimostrare che non siamo inferiori e che riescono a fare dei risultati grandiosi. Chiaro che anche lei tinge. Era fortissima, però il match comunque è stato veramente tanto combattuto e sicuramente secondo me il fatto che Ju Wen-jun avesse più esperienza nel tipo di torneo che è il match ha fatto poi la differenza sul lungo termine. Va bene, senti, ti faccio un'altra domanda di tipo tecnico, perché poi volevo affrontare un altro argomento che avevo anticipato. Il campionato italiano si giocherà a Brescia dal 27 novembre al 10 dicembre, tu l'anno scorso non hai partecipato, credo, per
motivi anche personali. Quest'anno invece pensiamo che, penso che speriamo che parteciperai, hai ambizione, potresti provare a ottenere questo secondo titolo che prima ti ho attribuito, che ancora non è Mi arrivato. piacerebbe, mi piacerebbe molto e sì, ovviamente appunto se sarò convocata sicuramente parteciperò e il torneo chiuso ha sempre una storia a sé, quindi penso che possa vincere chiunque obiettivamente. È sempre difficile confrontarsi con insomma, i nostri colossi degli scacchi femminili italiani, Olga, Elena e Marina, Lei che sono amiche, insomma. Esatto. Così come insomma, anche le nuove leve, le ragazze che adesso sono entrate a far parte della nazionale, comunque sono molto ambiziose, sono tutte combattive. E diciamo che a me appunto piace l'idea di giocare, spero di ottenere un buon risultato, però sono anche consapevole che su 7 turni non è necessariamente detto che le cose vadano come vuoi, cioè basta un solo passo falso per non vincere più il titolo. Senti te, ho voluto intervistarti, scegliere anche una ragazza per l'intervista di questa ripresa, diciamo, tornare degli scacchi, perché quest'estate è stata segnata da un episodio interessante, importante, cioè la Federazione Francese ha pubblicato sul suo sito una lettera aperta di 22 giocatrici, devo dire non di primissimissimo piano, questo un po' mi ha colpito. Francesi che hanno detto: noi giocatrici siamo state nel nostro mondo di scacchi comunque abusate, maltrattate o non trattate in maniera giusta. Vogliamo denunciare questo, vogliamo che gli scacchi diventino un luogo in cui una donna può sentirsi a suo agio. Che effetto ti ha fatto questa lettera aperta? Poi hanno aderito molti scacchiste non francesi, eccetera, e che ha suscitato molto interesse anche nella stampa generalista, insomma, essere un po' originoso, sempre. Sì, è chiaro che è un argomento molto delicato, tra l'altro penso non sia stato, insomma, il primo esempio anche dal punto di vista giornalistico, c'era stato precedentemente lo scandalo, se così vogliamo chiamarlo, di Ramirez, comunque in America, esatto, Jennifer. Volevo dire, accennare una cosa, lo scandalo di St. Louis però era una denuncia molto precisa verso uno degli insegnanti del famoso circolo di St. Louis, che anche era maestro, di cui ora mi sfugge il nome. Qui Sì. invece si tratta non di una denuncia precisa, ma di una denuncia generica, cioè molto nello stile politicamente corretto, diciamo. Ecco, continua pure. Ecco, diciamo, da questo punto di vista, secondo me è molto complessa la questione, cioè come facciamo a rendere il mondo degli scacchi un mondo migliore se in realtà il problema si può estendere in generale, no? Nel mondo? Sappiamo che appunto le notizie non è che siano molto positive per quanto riguarda i diritti delle donne o comunque ciò che continua a succedere nel mondo, anche insomma io essendo palermitana sono stata abbastanza toccata da quello che è successo anche qui recentemente dal punto di vista della cronaca. E dal mio punto di vista è vero, nel senso io, ahimè, mi trovo chiaramente d'accordo comunque con tutte queste giocatrici, però dall'altra parte non so fino a che punto fare delle iniziative del genere funzionerà effettivamente e porterà un reale cambiamento nel mondo degli scacchi. Certo, non è neanche semplice dare una soluzione e dire basta fare questo per risolvere il problema. Secondo me la verità è che noi nel mondo degli scacchi siamo veramente poche. E è chiaro che in generale una donna nel corso della propria vita è costretta comunque a subire frasi magari inopportune, atteggiamenti non troppo piacevoli in qualsiasi momento, non solo negli scacchi. Essendo un ambiente comunque a maggioranza maschile a livello di presenza, è inevitabile una cosa del genere. Però appunto da una parte inevitabile, dall'altra basterebbe un minimo di sensibilizzazione in più fatta appunto agli uomini e ai giocatori e diciamo che la cosa brutta, io mi ritrovo molto d'accordo con le parole di una ragazza inglese che si chiama Sabrina Chevanes, che effettivamente faceva notare il come ci sono tanti atteggiamenti che non necessariamente comunque possono essere tra virgolette denunciabili, passiamo il termine, per cui il confine comunque tra provarci con una ragazza in maniera normale e invece cominciare a essere insistente e le molestie è molto sottile obiettivamente. Anche a me sono capitate delle cose, lì devo dire anche, diciamo, gente che conosco mi ha sempre fatto questa domanda e tuttora mi dicono come mai non hai mai detto nulla, no? Perché alla fine è sempre quello che poi ci chiedono.
perché anche lì, secondo me, tu in quanto donna, da una parte sei anche rassegnata a certi atteggiamenti, dall'altra molte volte c'è anche una sorta di vergogna, per cui cioè, ci sono delle situazioni talmente assurde per cui anche se tu non hai colpa, però sicuramente chiunque potrà farti passare per colpevole, ecco, in quel momento. E a me è una delle cose più, vabbè, non so se dire spiacevoli, perché poi in realtà anche questa non è una roba, cioè si può dire, non è neanche una roba così tanto strana. E a un certo punto, a proposito proprio dell'Europeo a squadre, nel 2017, quindi io ero ancora minorenne all'epoca, un grande maestro molto forte, molto conosciuto, che ovviamente non farò, di cui non farò il nome, a un certo punto mi manda, senza che ci conoscessimo assolutamente, che secondo me è quella la cosa strana, e diciamo a livello di età poteva essere mio padre, aggiungo anche la seconda discriminante, praticamente mi manda un messaggio scrivendomi: ciao, oggi riposiamo entrambi, se ti va possiamo fare un giro, il mio numero di stanza è. Una cosa del genere, se uno la guarda dall'esterno dice vabbè, non è che ti abbia detto chissà che cosa, però dipende che interpretazione tu dai a queste parole. È appunto, bisogna sempre contestualizzare, cioè, ripeto, il fatto che io ero minorenne, questo qua aveva 30 anni più di me. Un aspetto sicuramente importante, secondo me, nel mondo degli scacchi, che magari in un certo senso si differenzia rispetto agli altri ambiti, così come quello del lavoro, è che comunque il fatto che negli scacchi questi uomini abbiano una posizione, cioè il fatto che siano dei grandi maestri, in un certo senso, secondo me, nella loro testa, nella loro psicologia, fa sì che loro si sentano di avere il potere per poter fare certe cose che nel mondo normale non farebbero. Senti una cosa, proprio l'ho detto in maniera molto schietta, le donne negli scacchi sono poche, in generale nel mondo sono molto meno degli uomini, e in Italia anche. Secondo te conta questo fatto? Cioè conta il fatto che loro si sentono in un ambiente maschilista che in qualche misura un po' le, come hai detto tu, un po' le impaurisce, un po' le respinge? Tantissimo, sicuramente. Un altro esempio, un'altra cosa che a me viene da dire è il fatto che comunque per le donne anche andare ai tornei è molto più difficile. Cioè, così come ci sono tante ragazze che non si sentono sicure, no, nel ritornare a casa la sera tardi, per noi è la stessa cosa identica andare a fare un torneo da sole all'estero. Tu non sai che situazione troverai, non sai, comunque il non conoscere, magari non avere degli amici lì, ti porta a dire, beh, forse sarebbe il caso di non andare. E effettivamente sono delle cose abbastanza limitanti, per cui molto spesso uno prova anche ad andare in gruppo, però è anche vero che appunto essendo così tanto poche le ragazze riesce molto più difficile. A me per esempio anche quando ero molto più piccola è capitato a un certo punto di vincere una borsa di studio per fare uno stage con il grande maestro Tibiakov, che era il mio sogno, è chiaro che è bellissimo fare uno stage, solo che la discriminante è che io ero l'unica donna, era uno stage under 20, e dovevo stare in appartamento con 5 ragazzi. Chiaro che ovviamente io queste cose le racconto senza problemi e secondo me uno deve anche appunto essere in grado di dire qualsiasi cosa. Una situazione del genere non è bella, perché da una parte tu dici, beh, che problema c'è, comunque siamo scacchisti, dall'altra non è neanche bello accettare. Senti dai problemi di altri esseri umani, insomma. Esatto. Non so se allora agire su questo è veramente difficile, probabilmente non sarebbe di agire solo sul mondo scacchistico, ma è tutto un problema di mentalità, di costruzione sociale che viene da lontanissimo. Tu, se uno potessi dire una proposta pratica per cercare di ridurre questo gap, per far sentire più a casa propria le donne nel mondo degli scacchi. Sì, sicuramente bisognerebbe fare dei progetti più al femminile, appunto anche, in realtà li stanno facendo, devo dire, da questo punto di vista, secondo me la FIDE si sta muovendo tantissimo, così come lo scorso anno appunto dedicarono proprio l'intero anno, insomma, agli scacchi al femminile, hanno trovato degli sponsor e tutto. Per incentivare le donne comunque bisogna far sì che le donne appunto si sentano sicure nel mondo degli scacchi, e probabilmente bisognerebbe far capire che non è che
andare ai tornei comunque vuol dire necessariamente trovarsi una ragazza o che altro, che effettivamente molto spesso, cioè so che è una cosa molto brutta da dire, adesso non è che uno debba per forza generalizzare, però davvero avendo anche amici maschi all'interno di questo mondo, perché poi vuoi o non vuoi te li devi fare perché le donne sono poche, cioè veramente ci sono persone che vanno al torneo, guardano la lista delle ragazze che ci sono prima del torneo. Purtroppo, cioè, non è, so che, ripeto, non è una cosa incoraggiante, però è la verità, e finché nessuno lo dice, effettivamente le cose non cambieranno. Quindi dal mio punto di vista, sicuramente far sì che all'interno dello stesso torneo le ragazze possano anche scegliere tranquillamente di stare tra di loro e che non si trovino costrette per forza a stare in un ambiente in cui sei l'unica donna in mezzo a 10 uomini. Okay. Sì, insomma, comunque è un programma molto vasto. Quello che è chiaro è che, insomma, non è che i scacchisti possano pretendere di, come dire, di essere un gruppo di persone angelicato, ci sono dinamiche anche nel mondo di scacchi, sono simili a quelle di tutta la società. Come poi risolvere, certo, ma cane che si morde la coda, perché più c'è un problema, più sono meno le donne, più sono meno le donne, più si ripete il problema, perché se le donne fossero pari agli uomini nel gioco, probabilmente il problema non ci sarebbe, non sarebbe estremamente più limitato. Senti, ripromettendoci di affrontarlo altre volte questo problema, parliamo invece di scacchi di nuovo e farci vedere una tua partita. Ti ho chiesto di farci una tua partita. Ok, allora, ho giocato questa partita a luglio, appunto nel torneo di Pontevedra in Spagna, e il motivo per cui l'ho scelta è che ho deciso anche di candidarla al premio bellezza che c'era in quel torneo. Era la prima volta che candidavo una partita per un premio del genere, e anche perché devo dire che in Italia tutti quanti continuano a ripetermi che in passato c'era, da quando io gioco non mi era mai successo, quindi esorto a mettere questi premi, perché poi uno quando gioca si impegna di più e finalmente si diverte. E, ok, è stata una siciliana, il mio avversario era un ragazzino portoghese, ero insomma, più di 2000, e ormai appunto 10 minuti di tempo. Ok, e avendo appunto raccontato quanto effettivamente oggi siano tutti preparati, io mi sono detto ok, piuttosto che entrare in una battaglia teorica, scelgo una variante minore che è alfiere C4, che pochi effettivamente conoscono, che mi ha insegnato il grande maestro Michele Godena nel periodo in cui appunto lui ha fatto da sparring partner con la nazionale italiana, per cui questa vittoria la dedico a Michele da questo punto di vista. E il mio avversario effettivamente non si è scomposto più di tanto, ha continuato con lo sviluppo normale. L'idea di alfiere C4 qual è? Semplicemente svilupparsi, arroccare il più presto possibile e rientrare in un tipo di struttura simile a quella della spagnola, che infatti è ciò che è successo in partita. Lui ha giocato con l'F6 attaccandomi il pedone in E4, quindi D3 difendendo, C3. Il bianco appunto gioca la stessa struttura che si avrebbe su E4 e E5. Lui ha giocato A6, quindi è ovvio che il nero intende spingere in B5 e il bianco preventivamente gioca alfiere B3. Qui il mio avversario ha fatto la prima mossa che inizialmente mi ha stupito, che è H6, che uno dice ma perché fai H6 in questa posizione? La verità è che lui probabilmente avendo capito che si potesse ricondurre la struttura a quella della spagnola, voleva spingere in E5. Spingendo in E5 avrebbe indebolito la casa D5, ci sono tutti i temi tipici anche della siciliana in cui poi il bianco può togliere il difensore della casa D5 per andarla a occupare, e preventivamente ha giocato H6 per preparare la mossa E5. Io ho fatto A4 e ho detto ok, se vuoi giocare per E5 allora però devo toglierti lo spazio sul lato di donna e quindi impedire B5. Su E5 anch'io ho giocato H3. Dal punto di vista teorico non c'è molto da dire, quindi in questa prima fase vado abbastanza veloce. Alfiere 7, arrocco, più o meno entrambi stanno completando lo sviluppo. Torre 1, donna C7 e qui ho spinto in D4. Questo dal mio punto di vista lo possiamo considerare il primo momento critico della partita. Il nero deve prendere una scelta dal punto della struttura pedonale, dal punto di vista della struttura pedonale, cioè mangiare in D4 o rimanere fermo.
E in realtà quello che ha fatto lui è anche comprensibile, perché il mio avversario ha scelto di fare alfiere di 7, quindi di non toccare i pedoni, però probabilmente sarebbe stato meglio cambiare tutto in D4, che è una scelta strana secondo me, perché fa sì che il pedone in D6 diventi un pedone isolato, e dal mio punto di vista il bianco sta meglio. Però effettivamente, secondo il motore, non è così tanto male la posizione del nero. Io rimango convinta che negli scacchi di un tempo sarebbe stata una debolezza importante il pedone in D6. E appunto lui ha scelto di rimanere fermo, e qui il secondo momento. Per cui se noi continuiamo a pensare alla spagnola, non può non venire in mente la spinta in D5, tipica di Karpov nella Ruy López. A me non piaceva. Sinceramente, molti mi hanno detto: vabbè, però qui devi assolutamente spingere in D5. Sì, però contro un giocatore più debole la spinta in D5 secondo me non era la scelta migliore, perché avrebbe reso la struttura troppo fissa e lasciato meno possibilità di sbagliare. Per cui qui ho pensato molto e alla fine ho fatto la mossa cavallo A3, che sembra molto strana, cavallo laterale, cavallo messo male, però il cavallo in realtà vuole andare verso la casa D5, che obiettivamente è una debolezza nella posizione avversaria, e sfrutta anche un piccolo tatticismo che adesso vedremo, che il mio avversario gioca torre B8 e cavallo C4. Qual è il tatticismo di cui parlavo? Il fatto che su B5, A per B, il cavallo è sotto attacco, è costretto ad andare in E3, e sembra che il pedone in E4 sia in presa. Ma in realtà non è così, perché c'è cavallo D5 con attacco di scoperta sulla donna e il cavallo che guadagna un pezzo. Certo. Quindi fortunatamente, diciamo, avevo questa risorsa, e qui il mio avversario effettivamente non è riuscito a capire quale fosse il modo migliore di trattare la posizione. Abbiamo analizzato ovviamente la partita e anche lui mi ha detto: beh, qui se il bianco fa cavallo E3 e mette il cavallo in D5, sto peggio. Io ero d'accordo con questa sua valutazione. Per cui ha scelto di mangiare, e qui obiettivamente la scelta migliore sarebbe stata ancora una volta isolarsi il pedone in D6 e però cambiare tanti pezzi cercando di tenere questa posizione, che appunto in teoria con una valutazione iperoggettiva e un gioco accurato il nero riesce assolutamente a tenere, e invece lui ha scelto di fare D5. Sacrificando un pedone per attivare i propri pezzi, una scelta abbastanza strana dal mio punto di vista, però anche comprensibile. Perché dico sacrificare un pedone? Perché qui, con un calcolo, insomma, neanche troppo difficile, la prima mossa candidata forzante è per D, cavallo per D per C, tutte catture. Ancora una volta, attacco di scoperta, la donna attacca il cavallo in D5, che è in presa, per cui il nero è costretto a difendersi, e al momento il bianco ha un pedone in più, quindi bisogna semplicemente capire come gestire questa cosa. Quando abbiamo del materiale in più dobbiamo cambiare i nostri pezzi, perché un finale chiaramente ci favorisce, e quindi io ho fatto cavallo B6, costringendo il nero a cambiare i cavalli. Sembra che il bianco stia sacrificando di nuovo il pedone, che adesso appunto siamo tornati a materiale pari, ma dopo alfiere per E6, F per E6, sì, ok, dopo F per E6 qui... Esatto, torre per E6 si poteva giocare e l'avrei dovuta fare. La verità è che qui volevo essere molto precisa, molto spesso quando uno vuole essere perfezionista poi sbaglia, e non ho fatto torre per E6, che era ovvia, probabilmente l'avrei vinta più facilmente, perché mi preoccupavo del controgioco che il mio avversario poteva avere, soprattutto sul punto F2, sia con alfiere C5 sia con donna C5 cambiando le donne. E quindi ho detto: vabbè, tanto è una debolezza a lungo termine, prima o poi me lo mangerò, faccio donne e due e me lo mangio in un modo più efficace. Era meglio fare torre per E6. Il mio avversario gioca alfiere C5, giustamente quello che avevo previsto, e a questo punto la mossa che sembra strana, ho giocato A5. E la cosa divertente è che anche il mio allenatore, dopo la partita, analizzandola, continua a ripetermi: ma perché sei fissata con questa mossa A5? A me piaceva tanto perché volevo portare in gioco la torre in A1, che era un pezzo in quel momento inutile, e quindi prepara torre A4, un sacrificio di pedone che serve proprio a questo. Cavallo per A5,
e Torre A4. Questo è l'inizio, secondo me, di un piano abbastanza carino. E, tra l'altro, spesso ci possono essere anche le minacce con B4 e abbiamo adescato il cavallo in una posizione in cui non è troppo attivo, tant'è che infatti il mio avversario ha scelto di fare cavallo B3. Era interessante anche analizzare cavallo C6, sulla quale qui inaspettatamente, grazie proprio al mio piano di Torre A4, c'è la mossa alfiere per H6. Certo. Abbastanza bella. Esatto. Sì, adesso non faccio vedere tutta la variante perché è simile a ciò che poi accadrà in partita, quindi facciamo un piccolo spoiler. Cavallo B3. E ecco, a questo punto, anche su cavallo B3, alfiere per H6 funzionava, ma non sono riuscita a stabilire che la posizione fosse vinta. Ovviamente l'ho calcolata e la variante che mi preoccupava era qui dopo il re F7, che comunque è la più forte da parte del nero. Ecco, dopo il re E8, qui ho mancato la mossa vincente, perché ho detto, vabbè, gli scacchi sono finiti, non c'è niente. Invece donna D3, con doppia minaccia di donna G6 e donna D7, probabilmente vince la partita. Ovviamente la variante non finisce, va avanti altre 5-6 mosse. Però sì, bisogna dire che donna D3 e tutto questo avrebbe vinto. Io invece ho detto, vabbè, non sono sicura che alfiere per H6 funzioni, faccio torre G4 prima. Ed effettivamente ci sta, e in questa posizione c'è una sola mossa del nero che non perde, per cui possiamo lasciarlo come esercizio per gli spettatori. E è una mossa veramente difficile, per cui tuttora credo che pochi, diciamo, l'avrebbero trovata. Il mio avversario ha giocato cavallo per C1, che appunto è un errore, e a questo punto sembra logico catturare il cavallo con torre per C1. Ma non è quello che ho fatto. Appunto, la mia idea di torre G4 era quella di andare ad attaccare il lato di re, per cui l'ho fatto immediatamente con donna E5, minacciando matto in G7. È una variante carina perché da una parte mi hanno appena mangiato un pezzo, quindi qui scelgo di sacrificarlo, dall'altra devo cedere altro materiale perché comunque il mio avversario ha fatto alfiere per F2 scacco, re H1, e qui non c'è assolutamente modo di difendersi dalla minaccia di torre per G7. Il problema è che su torre F7 si lascia l'altra torre in presa. Esatto, per cui lui è stato costretto a fare G5, e qui con l'alfiere in meno che avevo sacrificato in C1, la torre in E1 in presa, ho deciso ovviamente di sacrificare un altro pezzo con cavallo per G5. Effettivamente non lo possiamo considerare un sacrificio vero e proprio perché porta una variante in cui il bianco o vince o dà matto, qui era tutto calcolato. Per esempio su alfiere per E1, se il nero sceglie di mangiare, cavallo per E6, scacco di scoperta, scacco, e anche questo è simile alla partita in cui dopo re 8, donna per B8, stiamo dando matto. Un matto abbastanza carino, il re non ha via di fuga. Il mio avversario sul cavallo per G5, avendo paura appunto delle scoperte, ha scelto di fare H per G, e qui l'unico momento importante tra torre per G5 e donna per G5, ovviamente, diciamo, mangiare con la torre è più forte, in modo tale che la donna possa rimanere a tenere un occhio sulla torre in B8. Quindi torre per G5 scacco, re F7, torre G7 scacco, e qui il mio avversario ha abbandonato in vista di re 8, donna per B8 scacco, e su donna D8 torre per E6. Abbastanza estetico come va. Insomma, una, come si dice, rutilante di sacrifici questa partita. Senti, sì, infatti. Domanda che voglio fare a tutti i quanti, per una curiosità mia, ma di tanti, ma quante mosse riesce a calcolare un giocatore forte? Una decina. Dipende però se sono mosse forzanti oppure no. Quello fa tanto, ovviamente. Non forzanti? Sì, no, allora, ok, non forzanti penso che una decina comunque sì. Però secondo me non dipende tanto dalla forza quanto dall'allenamento nel calcolo e nella visualizzazione. Immagino. Va bene, niente, quindi bisognerà abituarsi a calcolare. Sì, ringrazio per questa testimonianza che sarebbe stata veramente molto interessante sia dal punto di vista scacchistico sia dal punto di vista troppo extra scacchistico,
però è un tema che dovremo affrontare sempre di più, penso, nei prossimi anni. E con questo saluto e rimando gli spettatori al prossimo appuntamento. Ciao, Tea. Grazie, ciao a tutti.